Lo so, c'è stato Money in the Bank ed è stato anche un evento della Madonna, cioè una bomba incredibile che probabilmente si candida ad evento migliore di questo 2021, almeno per ora. Ok, possiamo sempre sperare in SummerSlam o in Survivor Series o in qualche pay-per-view secondario che potrebbe regalare delle gioie. Ma per adesso in casa World Wrestling Entertainment non c'è alcun dubbio, Money in the Bank è stata veramente una cannonata da un vascello pirata. Ah, già, e poi è tornato Goldberg e ha sfidato Bobby Lashley. Evviva! Però è tornato anche John Cena, e chiaramente questa cosa non solo mi fa sollevare il tavolo senza usare le mani, ma me l'ha fatto anche intagliare da un ceppo di legno. E non vi sto a specificare cosa ho usato come attrezzo. Avrete anche voi intuito dal titolo che però quello di cui voglio parlarvi è chiaramente ciò che sta accadendo dietro le quinte in All Elite, perché negli ultimi giorni sono uscite una dietro l'altra due coltellate al cuore, mica da ridere, perché Daniel Bryan e CM Punk avrebbero raggiunto un accordo con la federazione di Tony Khan e soci, con la All Elite Wrestling. E questa cosa, secondo me, è fottutamente pazzesca, è assurdo. Perché se è vero che da una parte è tornato John Cena, dall'altra la WWE risponde con Goldberg. E a quanti interessa Goldberg al momento? Due? I suoi parenti? Non lo so. Però è oggettivo che se tu che mi stai ascoltando hai apprezzato il ritorno di Goldberg, che, tra parentesi, arrivava da una sconfitta nel suo ultimo stint, e giustamente è tornato e ha sfidato a caso il campione perché la WWE apprezza queste cose, non si sa per quale motivo, ma Vince McMahon e soci piace far tornare la gente a casa, dire voglio il titolo e non importa cosa hai fatto prima della tua richiesta, la ottieni la title shot. Per quale motivo? Dov'è la logica dietro tutto questo? Vi siete resi conto anche voi, dopo la 40esima volta che un part-timer torna e ottiene un match titolato senza alcun merito? Queste situazioni danneggiano irrimediabilmente o quasi il prodotto, e questo qui ha anche rovinato il personaggio di The Fiend, e se ci penso ancora mi vengono dei pruriti alle nocche che, mamma mia, devo sfogarmi con qualcuno. Le altre superstar cosa combattono a fare? Perché si spaccano le chiappe per 365 giorni all'anno quando un part-timer di 60.000 anni torna e dice ehi, voglio un match titolato? Ma ok, dai, vieni, ma che problema c'è? È tutto così chiaro e logico. Oh, santo Dio, ma dobbiamo parlare di Daniel Bryan e di CM Punk in All Elite. Potrebbe effettivamente essere la spinta che lancia la concorrenza alla WWE? Vi stupirò, ma secondo me è un no. Fatemi spiegare questa mia affermazione. Semplicemente erano in competizione con Raw anche prima della loro firma, e adesso potrebbero addirittura sorpassarli, non solo eguagliare gli ascolti della WWE, perché la puntata Premon in the Bank, nella fascia d'età più importante, 18-49 mi sembra, potrei sbagliarmi, ha ricevuto meno ascolti della All Elite. E questo è significativo, qualcuno dovrebbe farsi due domande, non che escono i proclami di Stephanie McMahon, aspettatevi grossi cambiamenti, e torna Goldberg. Goldberg, santo Dio! Vabbè, basta. Daniel Bryan, partiamo da lui. Il punto di svolta è stato l'accordo che hanno All Elite e New Japan Pro Wrestling, perché Bryan propose addirittura in WWE un avvicinamento delle due compagnie. Vuole lavorare in Giappone, vuole sfidare gli atleti della New Japan Pro Wrestling, e questo potrebbe aver motivato la scelta dell'American Dragon. E anzi, Meltzer ha detto che se non ci fossero stati i problemi relativi all'emergenza sanitaria, probabilmente Bryan avrebbe già debuttato in All Elite. E ripeto, almeno al momento, quando sto registrando questo video, non sono ancora ufficiali, non ci sono stati annunci, sono solo voci di corridoio molto importanti che erano state anticipate da questa news di quattro firme bomba. E due ci sono già state, sono chiaramente quelle di Andrade e Aleister Black, ormai Malakai. Per l'American Dragon si parla già di un debutto il 22 settembre. Esperti del settore non hanno confermato e non possono averne la certezza, ma potrebbe essere una data plausibile. E sarebbe un duro colpo per la WWE, soprattutto se pensiamo che Daniel Bryan, oltre allo Yes Movement, è stato l'eroe di WrestleMania 30. Recentemente è stato campione mondiale prima di Kofi Mania. Ha ottenuto tantissimi successi, è stata veramente una star. E se questi due veramente firmano in All Elite, temo che Dynamite possa realmente battere Raw, come già detto prima. Per la nomea che hanno, potrebbero firmare veramente anche col pizzighettone wrestling, perché tanto sarebbero i benvenuti ovunque. Però il budget penso sia il punto chiave nel loro futuro, e mentre la WWE taglia e cerca di risparmiare, per esempio allontanando Braun Strowman, anche se come risposta Bryan e Punk potrebbero riassumerlo a quanto pare, ma non lo so, la All Elite dice oh, andiamo all in, per restare in tema con la federazione.
È anche vero che prima di andarsene aveva detto di volere qualcosa di molto easy, un po' da part-timer se vogliamo, perché col wrestling full-time ha chiuso e vuole dedicarsi di più alla sua famiglia. Sarà guerra? Non lo so. Passiamo a CM Punk però, perché ragazzi, il mio wrestler preferito di sempre. Cosa devo dire? Cosa devo fare? Non so come reagire a questa cosa. Quando ho visto la news mi sembrava un sogno ad occhi aperti. Non mi interessa dove, mi interessa che ritorni attivamente sul ring, da part-timer, da full-timer, anche se effettivamente da part-timer sarebbe una cosa un po' ipocrita perché li ha sempre criticati quando era un wrestler a pieno regime. Non mi interessa, cioè, se sento Cult of Personality in qualsiasi arena dovesse risuonare, io probabilmente mi raccoglierete con un cucchiaino dopo un infarto stronca vita, cioè mi shakerò, mi frullo e il mio corpo da solido diventa liquido. E la cosa figa non è solo il suo ritorno, è anche ipotizzare contro chi potrebbe andare. Pensate a una rivalità con Cody Rhodes, con Moxley, con Omega. Pensate alla genialità di un promo insieme ad Orange Cassidy, o qualche segmento insieme ad Orange Cassidy. Pensate a una faida contro Darby Allin. Ragazzi, cioè, sto decollando verso la luna. Se mi sdraio a pancia in giù, la sfioro con le chiappe. E tanto per dire, All Out sarà il 5 settembre, indovinate in quale città? Chicago. Ora immaginate CM Punk che debutta in un'arena coi fan nella sua città natale, che debutta in All Elite, chiaramente, che ritorna nel mondo del wrestling. Beh ragazzi, sto sudando, e non solo per il caldo, ma anche perché sto facendo fatica, vomitando il cuore. Non reggo, non posso reggere, non ce la potrei mai fare. Adesso mi compro un biglietto per All Out, è l'unica cosa sensata, cioè. Quindi la WWE deve svegliarsi e la All Elite, fa sul serio, ma veramente, tanta roba. Voi cosa ne pensate di questi ritorni? Prometto che l'analisi di Money in the Bank prima o poi uscirà, perché ve lo devo, è stato un ottimo pay-per-view, ma non potevo trascurare questi rumor insistenti e importantissimi e che fanno sognare volare tutto il mondo del pro wrestling, soprattutto i fan della All Elite. Dal vostro Certified Why è quindi tutto in questa estate asfissiante. Sono tornato dal mare e mi sembra di morire letteralmente. Sto sudando in posti che pensavo non potessero sudare, tipo i bulbi oculari. E noi ci sentiamo presto con un nuovo video. Grazie mille per essere passati. Un abbraccio, seguitemi sui social, un bacino e come al solito un calorosissimo ciao!